Il mio compito è esaurito, sono stati centrati gli obiettivi. Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica, del quale voi chiedete da tempo le dimissioni, cerca una exit strategy dal ministero, una sorta di libera tutti dalle parole di Draghi, la sua disponibilità di andare al Colle. Vedremo cosa succederà alla presidenza della Repubblica, però noi dobbiamo stare ai fatti e il merito è che questo ministro ha praticamente sabotato la transizione ecologica, l'ha definita un bagno di sangue. Il bilancio di Cingolani alla guida del Ministero della Finzione Ecologica per noi è disastroso e parlano i numeri. Il ministro ha scritto un PNRR che di fatto, ad esempio, non rispetta gli obiettivi sul clima, non affronta il grande tema dell'inquinamento atmosferico che in Italia produce oltre 50.000 decessi l'anno secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente. Gli investimenti sul trasporto pubblico sono irrisori, solo l'11,5% degli autobus o dei treni regionali verranno sostituiti con i fondi del PNRR. L'acqua potabile che noi perdiamo perché le nostre condutture sono fatiscenti, solo 600 milioni di euro di investimenti. E poi c'è la guerra all'elettrificazione del nostro paese. Ha salvaguardato gli interessi di un'industria fossile, di quell'industria che non vuole modernizzare le proprie attività in via sostenibile. C'è il grande favore che Cingolani ha fatto all'industria nucleare francese fortemente indebitata, sostenendo in sede di Consiglio europeo la posizione di inserire il nucleare nella tassonomia verde UE per prendere i fondi pubblici e trasferirli verso l'industria nucleare. Nel frattempo le energie rinnovabili nel nostro paese sono al palo. Si pensa invece di implementare e di guardare alla produzione di gas e non ad esempio a eliminare i sussidi ambientalmente dannosi, oltre 18 miliardi di euro che potrebbero essere utilizzati verso la conversione ecologica e per diminuire la bolletta elettrica. E poi c'è anche una modalità con la quale il ministro ha gestito il proprio ministero. Di fatto un ministero disegnato a propria misura dopo aver fatto da apripista di fatto al ritorno del nucleare. I consulenti della McKinsey sono stati lì a contribuire alla redazione del PNRR. Una dirigente della Leonardo e poi Telespazio, dove aveva lavorato la Leonardo, il ministro Cingolani, è stata nominata da Cingolani nel consiglio di amministrazione dell'ISPRA, che è quell'ente che deve fare i controlli ambientali. Cingolani ha avviato una restaurazione fortemente impattante contro l'ambiente che non si era vista negli ultimi 10 anni. L'opposto di quello che tanti altri ministri della transizione ecologica fanno in Europa. Una cosa siamo d'accordo per la prima volta col ministro Cingolani, è che il suo compito si è esaurito e speriamo che questa volta mantenga la promessa.